Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale o bentornati. Se siete nuovi qui, io mi chiamo Celeste e quest'oggi andremo a fare una pratica mattutina ideale per aprire il corpo, per allungarsi, per ritrovare un po' di energia. Sarà una pratica leggermente avanzata, nel senso che non descriverò tutte le posizioni, vi lascerò un po' di tempo anche per ascoltarvi e restare in silenzio. Questa settimana ho compiuto 30 anni, sono molto felice di essere entrata in questa nuova decade e volevo festeggiare insieme a voi con una piccola gift card del 30% di sconto su tutti i miei prodotti di yoga, quindi il mio corso Miele e anche le mie classi su Zoom. Quindi sia che vogliate un corso on demand per apprendere come muovervi in modo più fluido e consapevole tramite il Vinyasa, o se desiderate venire a praticare live insieme a me, avete un piccolo sconto. Il codice sconto si chiama Celeste30 e vi lascerò tutte le informazioni qua sotto in descrizione. Per il momento cominciamo a praticare. Inizieremo seduti sui talloni in fondo al tappeto. Schiena bella dritta, il capo che sale su. Prendiamo qua dei respiri, connettendoci al nostro respiro Ujjayi, attivando la gola. Inspiriamo ora continuando a respirare, inspirando, riempiendo i polmoni, andremo ad aprire il petto, portiamo indietro le spalle. Solleviamo il mento, espiro, facciamo il gatto incurvandoci. Ancora, inspiriamo. Ed espiro. Un'ultima volta. Benissimo, inspirando, poi andiamo a sollevare le braccia sopra la nostra testa. Espiro, mani al cuore. Inspirando, solleviamo su le braccia, ci allunghiamo e le appoggiamo verso l'inizio del tappetino. Mucca, stacchiamo i glutei dai talloni. Inspiro, inarchiamo la schiena. Espiro, incurviamoci, ci sediamo nel bambino. Muoviamoci tra queste due pose. Inspiro, saliamo su. Inarchiamo la schiena, prendo le spalle. Espiro, veniamo indietro e ci sediamo sui talloni. Un'ultima volta. Ed espiro. Bene, risediamoci sui talloni. Inspiro, solleviamo le braccia su verso l'alto. Espiriamo, intrecciamo le dita dietro la nostra schiena. Premiamo giù le nocche per aprire ancora il petto. Allontaniamo i gomiti da noi. Ed espiro bambino, possiamo anche aprire le ginocchia leggermente di più. Appoggiamo giù la fronte, mani vengono verso l'alto. Sentitevi sempre liberi di muovervi un po', soprattutto in queste pratiche mattutine. Poi lasciamo la presa, portiamo le mani avanti a noi. Inspiro, saliamo su. Espiriamo, cuore che si scioglie, portiamo le mani avanti, teniamo il sedere alto e abbassiamo la fronte giù al tappetino. Rilassiamo lo sterno, il petto verso terra. Ed ora saliamo su, pieghiamo i gomiti, sfinge, abbassiamo le cosce, la pancia, allunghiamo bene la schiena. Muoviamo un po' il capo. Possiamo creare degli allunghi laterali, dei semicerchi o dei cerchi, esplorando qui le sensazioni nel collo e risvegliandolo. Andiamo nella sfinge laterale ora. Quindi portiamo mano destra verso il gomito sinistro, rotoliamo sul fianco. Teniamo le gambe una sopra l'altra, mano sinistra davanti a noi per equilibrio. Possiamo restare qua o possiamo appoggiare la mano al posto
del gomito. Il braccio forte, il resto del corpo si rilassa. Concentriamo il respiro nel nostro polmone destro. Andremo dall'altra parte ora, quindi abbassiamo il gomito, rotoliamo dall'altra parte. Di nuovo gambe estese, mano destra avanti a noi. Sentitevi liberi di fermarvi qua, oppure portiamo la mano sinistra sotto la spalla. Dei bei respiri profondi, direttamente nel polmone sinistro adesso. Scendiamo giù, veniamo sui gomiti di nuovo, sfinge, mani sotto le spalle. Inspiro cobra, solleviamo sul petto, lo facciamo 3 volte. Espiro, scendiamo. Inspiro cobra. Espiro, veniamo giù. Ancora una volta, inspiro, saliamo. Espiro, scendiamo a terra. Premiamo mani, ginocchia, tavolino. Fermiamoci qua. Solleviamo gamba destra dietro di noi e creiamo dei cerchi. Il resto del corpo resta fermo. Muoviamo il ginocchio per aprire un po' l'anca. Estendiamo poi la gamba verso l'esterno. Appoggiamo il piede a terra. Tutta la pianta la teniamo giù. Cominciamo a muoverci avanti e indietro. Se possibile ci sediamo sul tallone posteriore, abbassiamo giù la fronte. Saliamo poi su, spalle sopra le mani, inspiro, solleviamo il braccio sinistro verso l'alto, espiro, filo nell'asola attiva, ci allunghiamo sotto, ancora 2 volte, inspiro, solleviamo il braccio, espiro, scendiamo, un'ultima volta, un bel inspiro, espiro, veniamo sotto, appoggiamo la spalla, appoggiamo la tempia, restiamo qua, o forse la mano destra viene al fianco sinistro dietro di noi, qui o alla lombare. Riportiamo mano destra giù, saliamo, inspiro, solleviamo il braccio sinistro e riportiamo la mano a terra. Inspiro, il tallone viene dietro di noi, espiro, affondo. Piede viene in cima al tappetino. Abbassiamo giù le anche, stendiamo la schiena. Respiriamo qua. Espiro mezza spaccata, allunghiamoci indietro. Quanto riusciamo, ci muoviamo 3 volte avanti e indietro per trovare un po' di apertura e mobilità nella gamba. Molto bene. Ritorniamo avanti, puntiamo il piede posteriore. Pinza, ci diamo uno slancio, veniamo in cima al tappetino, pieghiamo le ginocchia abbondantemente. Forse già sentite una differenza tra un lato e l'altro. Mani a terra, proveremo ad estendere le gambe, piegare le ginocchia. Se è troppo di intenso così, anche magari le mani alle ginocchia o alle cosce, giusto per attivare ancora un momento le gambe e magari riscaldare allo stesso tempo le caviglie. Ora fermiamoci, espiro, saliamo su nella montagna, spalle indietro, inspiro, braccia al cielo, espiro, mani al cuore, staffa, solleviamo il ginocchio destro avanti a noi, muoviamo il ginocchio verso l'esterno in modo circolare. Attiviamo l'addome, il busto resta fermo, albero, appoggiamo il piede al polpaccio oppure alla coscia. Respiriamo qua, attivando bene la gamba sinistra. Ora stacchiamo il piede dalla coscia, facciamo un passo indietro tenendo il bacino aperto,
Guerriero 2, porgiamo il piede dietro di noi e stendiamo le braccia. Respiriamo qua. Inspiro, guerriero pacifico. Espiriamo a fondo. Inspiriamo, prendo il petto. Espiro, cane a testa in giù. Allunghiamo il coccige verso l'alto. Ci prendiamo un momento per riscaldare il corpo, magari piegando le ginocchia, riestendendole. Ci fermiamo, scivoliamo avanti nella panca vinyasa, scendiamo giù. Inspiro cobra, espiro cane a testa in giù. Veniamo nel tavolino e andremo dall'altra parte. Solleviamo la gamba sinistra e creiamo dei cerchi, il ginocchio viene avanti. Il resto del corpo immobile, o quasi. Apriamo poi il ginocchio largo e stendiamo la gamba, appoggiamo giù il piede. Restiamo con il bacino in posizione al centro del tappetino. Non vogliamo estendere tantissimo verso fuori. Restiamo con l'anca destra sopra il ginocchio destro. Veniamo poi indietro a sederci sul tallone. Intensifichiamo l'allungo nell'interno coscia, manteniamo il piede completamente a terra. Ora risaliamo su, spalle sopra le mani. Inspiro, il braccio destro sale, espiro, filo nell'asola attivo, veniamo solo sotto. Inspiro, braccio sale, espiro, giù. Un'ultima volta, espiro, filo nell'asola, ora appoggiamo la spalla, la tempia a terra e possiamo portare mano sinistra al fianco destro, creare una torsione più intensa. Sciogliamo, mano sinistra scende, inspiro, solleviamo braccio destro verso l'alto. E mano giù, solleviamo il tallone sinistro dietro di noi, espiro a fondo, stringiamo il ginocchio, piede in cima al tappeto, rilasciamo il bacino verso terra, respiriamo qua, espiro mezza spaccata, allunghiamo gamba sinistra e ritorniamo avanti, andiamo ad estendere la gamba quanto ci è possibile. Tre volte avanti e indietro, puntiamo poi piede posteriore, solleviamo il ginocchio, pinza, diamoci uno slancio per venire in cima al tappetino. Continuiamo a riscaldare il corpo, magari spostando le mani verso lato destro e verso sinistra. Ci fermiamo poi, espiro, saliamo montagna. Inspiro, braccio al cielo, espiriamo mani al cuore. Solleviamo il ginocchio sinistro ora per la staffa. Apriamo il ginocchio verso l'esterno. Creiamo questi cerchi. E albero. Portiamo il piede al polpaccio oppure alla coscia se possibile. Mantenete il respiro calmo. Ora stacchiamo il piede tenendo il ginocchio aperto, guerriero 2. Un lungo passo indietro. Apriamo le nostre braccia. Inspiro, guerriero pacifico. Espiro a fondo. Solleviamo il tallone dietro di noi, prendiamo un bel inspiro. Cane a testa in giù. Tre respiri qua, magari continuando a risvegliare il corpo, magari restando fermi.
Veniamo avanti nella panca, vinyasa, espiro, scendiamo, chaturanga, pancia a terra. Inspiro, cobra, o forse cane a testa in su. Espiro, cane a testa in giù. Solleviamo gamba a sinistra, cane a tre gambe. Espiro, ginocchio, gomito sinistro. Inspiro, cane a tre gambe. Espiro, il ginocchio e la tibia si appoggiano al centro del tappetino sotto di noi. Andiamo nella panca laterale supportata. Apriamo un po' piede sinistro, braccio destro sale. Possiamo sollevare il piede da terra, allungare il braccio destro oltre la testa. Un'altra variante è prendere il piede con la mano, tratteniamo il tallone verso il gluteo mentre portiamo il bacino avanti. Ne sentiamo l'allungo qua nel quadricipite, nel flessore. Lasciamo andare la presa, appoggiamo giù la mano. Inspiro, il tallone destro sale, espiro, affondo. Saliamo su luna crescente. Abbassiamo il bacino verso terra senza crollare e inarcare la lombare, ma il bacino viene avanti, la schiena è dritta. Espiro, mezza spaccata. Ci fermiamo alla mezza spaccata classica oppure ci sediamo sul tallone posteriore. Un bel inspiro. Espiro, veniamo avanti. Affondo, ritorniamo verso la cima del tappetino, solleviamo ginocchio posteriore, espiro pinza, uniamo i piedi, rilassiamo giù la testa, espiro montagna, inspiro braccia al cielo, espiriamo samastiti, mani al cuore, solleviamo il ginocchio destro, albero, possiamo riportare il piede alla coscia. Respiriamo qua. Possiamo prendere il mudra, Anjali Mudra, dietro la schiena, le mani in preghiera. Se non è accessibile, magari prendiamo semplicemente i polsi opposti o i gomiti opposti. Lasciamo andare. Guerriero 2. Quindi solleviamo il piede, allunghiamo la gamba indietro. Stendiamo le braccia. Inspiro, guerriero pacifico. Espiro, mezzaluna. Mano sinistra viene avanti. Solleviamo il piede destro. Tutto il corpo è aperto verso fuori. La mano destra si allunga verso l'alto. Piede destro preme indietro. Quando vi sentite pronti, andremo a sollevare la mano sinistra da terra. Ora la riappoggiamo giù, appoggiamo giù mano destra, teniamo gamba destra bella lunga dietro di noi, l'apriamo verso l'esterno e poi appoggiamo il piede giù. Pinza. Scuotete un po' le gambe, soprattutto la caviglia sinistra sarà forse un po' più affaticata. Inspiriamo scimmia, espiro panca. Vinyasa, opzionale se preferite saltare. Espiriamo, ci ritroviamo cane a testa in giù. Andiamo dall'altro lato, solleviamo gamba destra. Espiro ginocchio a gomito. Inspiro cane a tre gambe. Espiro ginocchio e tibia sotto di noi a terra. Apriamo il piede, panca laterale supportata. Allunghiamo sulla mano e poi forse braccio oltre la testa, solleviamo il piede. Forse prendiamo il piede dall'esterno e vogliamo avvicinare il tallone al nostro gluteo il più possibile.
delicatamente lasciamo, veniamo giù, solleviamo la gamba sinistra, affondo piede in cima al tappeto, luna crescente, premiamo il piede anteriore, veniamo in alto, lasciamo cadere il bacino, forse solleviamo le braccia, espiro, mezza spaccata, sediamoci sul tallone dietro di noi, pieghiamoci in avanti, veniamo avanti, inspiro, solleviamo ginocchio posteriore, espiro pinza in cima al tappeto, espiro montagna, inspiro braccia su, espiriamo samastiti, solleviamo ginocchio sinistro, albero, possiamo riprendere la mani dietro la schiena, quindi preghiera, palmi uniti dietro di noi, non è sempre facile, manteniamo le spalle aperte. Guerriero 2, lasciamo andare le mani, lungo passo indietro col piede sinistro, apriamo le braccia. Inspiro, guerriero pacifico. Espiro, mezzaluna. Mano destra viene avanti, avviciniamo il piede posteriore e poi lo solleviamo su. Mano destra si attira, vi conviene tenerlo verso fuori, un pochino più verso la vostra destra. Attiviamo la gamba, addominale attivo, il braccio sinistro sale. Se è possibile, solleviamo la mano destra, serve tanta forza nel busto. Adesso appoggiamo la mano giù, entrambe le mani al tappetino. Teniamo la gamba sinistra estesa e aperta, creiamo un bel allungo, come un po' nell'elefante. E poi apriamo la gamba verso fuori e appoggiamo il piede giù. Ottimo. Inspiriamo, scimmia. Appoggiamo le mani a terra, apriamo i piedi larghi, punte verso fuori, pieghiamo le ginocchia malasana. Teniamo le mani qua davanti a terra e andremo a sollevare i glutei e riabbassarli un po' di volte. Un ottimo modo per attivare le gambe, i glutei e risvegliarsi la mattina. Benissimo, portiamo le mani al cuore, restiamo un momento qua in malasana. Se i talloni sono un po' sollevati non è assolutamente un problema. Respirate con calma, dentro e fuori dal naso, accettiamo dove siamo a questo punto nella nostra pratica, nella nostra giornata, nella nostra vita. Portiamo poi le mani dietro di noi, andiamo nella barca, solleviamo i piedi, le mani possono venire alle cosce, possiamo allungarle verso avanti. Adesso tenendo la schiena curva, abbracciamo le ginocchia, rotoliamo avanti e indietro un paio di volte. Se è possibile, passiamo oltre l'incrocio delle gambe nella panca. Inspiriamo qua, espiro vinyasa. Saliamo su, cana testa in su, espiro cana testa in giù. Solleviamo gamba destra, inspiro, espiro piccione. Ginocchio destro dietro la mano destra. Allunghiamo gamba sinistra dietro di noi. Teniamo il bacino livellato. Troviamo la nostra posa nelle gambe. Ed espiro, forse ci pieghiamo in avanti.
risaliamo su, spingiamo mani a terra, ci sediamo sul gluteo destro ed apriamo la gamba sinistra verso fuori, giusto per avere il piede all'interno della cuscia. Io mi girerò nella vostra direzione, voi state pure lì dove siete. Facciamo un allungo laterale. Mano sinistra e resta la gamba. Il braccio destro si apre prima verso l'esterno e poi sopra e oltre. Manteniamo le spalle aperte. Se volete, se faticate a tenervi aperti, portate mano alla nuca e sollevate il gomito. Lentamente saliamo su, incrociamo le gambe. Potete tenere le gambe in questa posizione, con le tibie una davanti all'altra. Se avete la flessibilità nel bacino, che io non ho, potete portare la caviglia sinistra sopra il ginocchio sinistro e abbassare le tibie una sopra l'altra, ok? Io resterò con la caviglia davanti. Inspiriamo braccio su al cielo, espiro ci pieghiamo. Teniamo le gambe attive, allunghiamo la schiena, ginocchia premono giù. Lentamente premiamo giù le mani, solleviamo le spalle. Potete, restando girati verso l'inizio del tappetino, sfileremo la gamba sinistra e la gamba destra da sotto di noi per il piccione. Quindi l'allungate dietro di voi, vi sedete al centro, trovate una schiena bella estesa. Andiamo dall'altro lato. Ci pieghiamo poi in avanti quando siamo pronti. Continuando a giocare tra il trascinare il fianco sinistro indietro e l'anca destra avanti per riallineare il bacino. E poi lo abbassiamo giù. Ancora 2-3 respiri qua. Premiamo le mani a terra per sollevarci. Sediamoci sul fianco sinistro e di nuovo estendiamo la gamba destra verso fuori finché la pianta del piede non raggiunge. La coscia non raggiunge il piede. Mano destra si appoggia alla gamba, quindi all'esterno, all'interno, dove vi viene più comodo. Apriamo poi il braccio sinistro verso l'esterno e ci allunghiamo sopra e oltre. Le gambe sono attive, premono giù così da poter estendere il busto e la schiena. Risaliamo, incrociamo le gambe, portatele di nuovo o una tibia davanti all'altra o la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Dipende un po' dal vostro bacino, dipende un po' da quanto è flessibile il bacino questa mattina, quindi scegliete l'opzione che preferite. Allunghiamo bene la schiena e le mani vengono avanti a noi. Rilassiamo le spalle giù, estendendo la schiena. Bene,
Risaliamo. Allunghiamo il capo su. Se preferite distendervi in Shavasana, distendetevi adesso. Io resterò seduta in meditazione. Teniamo la schiena bella lunga. Qualsiasi ultimo piccolo movimento, forse del capo. Creiamo una leggera torsione, mano destra dietro di noi. Anche dall'altro lato. Ci fermiamo. Allunghiamoci bene verso l'alto. Portiamo le mani al nostro cuore, Anjali Mudra. Un gesto universale di gratitudine. Restiamo un momento qua, semplicemente seduti. Non in attesa di qualcosa in particolare, ma immersi invece nel momento presente. Osservando questo punto in cui ci ritroviamo. Facciamo un leggero inchino in avanti con il capo e prendiamo un ultimo respiro insieme per concludere la pratica. Inspirando, apriamo, solleviamo le braccia su al cielo, espiriamo mani al nostro cuore. Grazie mille per esservi uniti a me, spero che la lezione vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo del codice sconto Celeste30 se volete continuare a praticare con me. Ci rivediamo prestissimo qua sul tappetino, dal mio cuore al vostro, grazie.